Sono in un posto fantastico, ragazzi. Speriamo che esca qualcosa. Ho già iniziato da 10 minuti. Per adesso sono bossoli da caccia. Dei maledetti cacciatori. Però il posto è magnifico, guardate dietro di me, che prato. E poi no, anche da quest'altro lato, di là dal boschetto, c'è il passaggio. Vediamo se esce qualcosa di interessante. Mi accontento per adesso del luogo di dove sono. È spettacolare, bellissimo. Si sta da Dio. Mi sono cavata anche la giacca, ho tenuto solamente la pashmina per la cervicale, però fantastico, fantastico. Dai, speriamo di trovare qualcosa. Lo vedremo. Lo vedrete. È già il terzo che trovo di ogivo, ragazzi. Qua vicino c'era la linea gotica. Qui c'è andato forte. Qui c'è andato forte. È già il terzo, in 10 minuti. Questo è il primo che vi faccio vedere. Vediamo di trovare qualcosa di più interessante. Anche questi sono uno più pezzi che non dovrebbero essere tralasciati. Adesso mi ammollo giù di là che vedo dei due casolarini, due sicatoi probabilmente, perché qui ci sono castagni qua in zona. Quello dietro me non è un essiccatoio, ma è un tipo una piccola edicola votiva. Lì c'è la chiesettina, diciamo, il santuario. Qui non so cosa sia, se è qualcosa di interessante o meno. Sembra un peso monetale, sembra che ci sia anche un'effigie, una raffigurazione di qualche cosa, non lo so però. Sembra però anche rotto. Magari non è niente. Cioè niente no, è un pezzo di qualcosa. Vado a vedere un po' in giro. Oggi non c'ho i guanti, mi sta un po' tendere, ci sono un po' di ricci lì, un po' di ricci insomma, un bossolo.
Vassalo. Niente. No, si sa, piccolissimo pezzo di... Non saprei. Non saprei. Un po' di suoni almeno ci sono qua. Molto sporco, perché è sporco. Però... non è questo pezzettino qui di piombo, niente, proseguo. Ah, eccolo, vedi? Di tale rotto, maciullato e rotto. Porco Giuda, che sfighi. Eccolo qui, primo ritrovamento decente. Un bel di tale. Bello, si fa per dire. Messo malissimo. Sono da addrizzare così che dura. Però è rotto. Dai, proseguo. Adesso cavolo a terra dentro, vediamo come. Vabbè, messo così. Bello però, mi piace. Qui è più asciutta la terra. E di un cane ovviamente smarrito, si è slacciato, no, si è proprio rotto, a meno che non fosse un gancio solo. Comunque era di un cane, il proprietario, se lo vuole mi può contattare in mail o me lo scrive nel commento, glielo porterò. Sì, questo è un 5 centesimi di Vittorio. Messo maluccio, no, un 10 centesimi, scusatemi, voilà, è un 10 e quindi sto dando i numeri, comunque si vede bene il 10 lì. Una moneta, adesso faccio ancora qui vicino, mi sto avvicinando lì alla chiesetta, poi cambio posto perché non... Sto molto bene, ma non sta uscendo niente, quindi il metal ha bisogno di tutto questo, ma anche di trovare qualcosa. Quindi mi sto contraddicendo di quello che dico solitamente.
Vediamo. Ancora un po' giù. Niente, un tappo, sì, un tappo. Un bel segnale. Mi suonava praticamente come una moneta. Io proseguo. Eccolo, no. Porco Giuda, pensavo fosse una moneta. Spiegate. Invece è un fondello da caccia, li mortacci loro. Rimandiamo. Cioè, il campo è spettacolare, ragazzi, spettacolare. Il problema è che non c'è niente. Cioè, è uscito quel tale lì e praticamente niente, però è ancora grande, lo faccio solo la prima parte qui dietro di me, quindi vado avanti, non è morto, ecco, però non mi aspetto questa cosa. Non era un gran segnale, però non posso non scavarlo, infatti è una palla da moschetto. Piombo. Madonna, nera. Si può giocare a biglie con questi, ne ho un botto, ne ho. Sono belli però questi, eh sì. Comunque, ti dicono anche che il posto è stato vissuto anche tanto, tanto, tanto tempo fa. Una fusione di piombo. Dove avevo fatto il video l'altra volta, nel campo vicino, quello che vi dicevo. Adesso qui sopra vi potete guardare il video se volete. E...
ha fatto diventare matto. Mi ha fatto. Ne ho già 3 o 4 di questi, sì. Non sono vecchi. Però dai, oh, meno male. Meno male. Un crocifissino. Dai, un crocifissino, una moneta, un ditale. Non mi posso lamentare, anche se mi aspettavo di più. Comunque tutta roba abbastanza recente, quindi roba comunque del 1800-1900, roba abbastanza recente. Nel frattempo guardate che bello lassù. Anche loro si divertono. Per chi non mi conoscessi, sono Gala, cerco i tesori e non trovo un cazzo. Comunque ragazzi, va così, giornata spettacolare, mamma mia, bellissimo, posto incantevole.